L'Abruzzo è la regione modello della fascia adriatica e i dati confermano che, nonostante la crisi finanziaria, la pandemia e i conflitti bellici, ha evidenziato capacità di resilienza, come emerge anche dall'analisi dell'economista abruzzese Giuseppe Mauro. Si lavora per vincere le sfide e concretizzare i progetti che favoriranno la crescita del territorio, e quanto è emerso a conclusione della 2 giorni di Abruzzo Economy Summit. L'evento, giunto alla terza edizione, è nato da un progetto dell'Agenzia di Comunicazione Mirus ed è stato promosso dalla Regione Abruzzo con la media partnership del Sole 24 Ore e il patrocinio del Ministero delle Imprese del Made in Italy, Confindustria Chieti Pescara, Comune di Pescara, Ordine dei Dottori Commercialisti di Pescara e Confimi Industria Abruzzo. Il presidente della Regione, Marco Marsiglio, traccia un bilancio della 2 giorni che ha visto riuniti all'Aurum di Pescara gli Stati Generali dell'Economia. Abbiamo ancora una volta portato l'Abruzzo al centro del dibattito nazionale, dimostrando la qualità della nostra azione politica, sociale, economica in particolare. L'economia riassume in sé tanti aspetti della vita sociale, della vita di un territorio, non è un segmento, non è una nicchia, insomma, assorbe la vita delle persone a tutto tondo, e tant'è che qui si è parlato di lavoro con il sindacato, di impresa con Confindustria, di internazionalizzazione, di esportazioni, di famiglia, di politiche sociali. Insomma, rimettere in moto l'economia significa dare risposte serie ai cittadini. Oggi, ieri e oggi abbiamo illustrato intanto qual è lo stato di salute e poi ci siamo confrontati con i principali attori della politica economica. Fitto ha fatto il quadro sulla ZES unica, sui fondi del PNRR, sulla politica di coesione, sulle politiche di sviluppo del Mezzogiorno, di cui l'Abruzzo è protagonista assoluto, anzi siamo la locomotiva dello sviluppo del Mezzogiorno. Maurizio Leo è venuto a riferire e a raccontare il lavoro fatto sulla riforma del fisco, che peraltro io voglio ricordare 2 anni fa fu lui, da esperto in quel momento, da tecnico, a venire a proporre, raccontare. Quindi oggi qui ascoltiamo l'esito di quel lavoro e la messa in atto di quella riforma che è finalmente diventata legge, di cui lui oggi è un protagonista, è il protagonista principale. Con Tajani ieri c'è stata anche una finestra aperta sul mondo, quindi il rapporto, il sostegno che il Ministero degli Esteri dà alla nostra regione per la sua crescita e lo sviluppo, le conclusioni di Adolfo Urso, ministro delle imprese e del Made in Italy, che prima di qui è stato alla Famecanica per visitare uno dei più importanti distretti produttivi, una delle aziende più importanti e innovative del territorio abruzzese, un altro segno di attenzione importante, e che ha parlato anche delle prospettive in particolare dell'automotive, su cui il Ministero di Urso sta facendo una cosa mai vista prima e finalmente si fa: prendere Stellantis e obbligarla ad un accordo quadro con il governo che coinvolga tutte le fabbriche presenti sul territorio nazionale e che vincoli i sostegni, i crediti, il supporto che lo Stato, che le casse pubbliche offrono all'industria automobilistica, lo vincolino allo sviluppo di questa industria in Italia. Abbiamo potuto offrire, insomma, in questi 2 giorni una finestra importante, un momento serio di confronto sulle politiche economiche che aiuta l'Abruzzo a crescere e le imprese a capire qual è la strada da intraprendere. Le sfide per lo sviluppo del Mezzogiorno, i sindacati per l'Italia, i lavoratori, le imprese, la borsa come veicolo di crescita e gestione del passato generazionale, l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, PNRR, imprenditoria femminile, transizione energetica, globalizzazione, riforme istituzionali e riforma fiscale sono stati alcuni dei macrotemi affrontati dai numerosi relatori intervenuti. Da New York, il vicepresidente del Consiglio dei Ministri e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha inviato un messaggio attraverso il quale ha ricordato impegni e obiettivi del governo per sostenere lo sviluppo dell'economia dell'Abruzzo nel mondo. L'obiettivo è chiaro: portare più Italia nel mondo in modo integrato, promuovendo a 360 gradi le nostre filiere nazionali e rendere il paese più attrattivo in termini di investimenti, flussi turistici e nuovi talenti, valorizzandone in modo attuale le eccellenze. Sono profondamente convinto della centralità dei nostri territori per il Paese.
Penso alla straordinaria risorsa che è il turismo. I cinesi, ad esempio, ma tutti i popoli asiatici, sono innamorati dell'Italia e la loro domanda cresce costantemente. Il turismo è un potente motore di crescita, lavoro e coesione sociale, in grado di unire la valorizzazione del territorio con una straordinaria vocazione alla internazionalizzazione. I turisti stranieri amano l'Italia e i numeri ce lo confermano, più 27% rispetto allo scorso anno. Questo dimostra l'attrattività unica dell'Italia. Noi vogliamo portare tantissimi turisti stranieri che visitano ogni giorno il nostro paese a scoprire le molte realtà che caratterizzano l'Italia. Pensiamo in particolare agli oltre 80 milioni di persone di origine italiana che vivono nei quattro angoli del mondo e molti sono abruzzesi. Allora abbiamo dedicato il progetto Turismo delle Radici, inserito nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che mira a salvaguardare e dare il meritato risultato a questa inestimabile ricchezza, facendone sempre più un potente volano di sviluppo. Il 2024 sarà l'anno delle radici italiane nel mondo. Questo significa anche rafforzare tutta l'economia che gira intorno al turismo. L'impegno del governo è a 360 gradi. Abbiamo ad esempio aggiornato il fondo 394 sul microcredito, operativo dal 27 luglio con una capienza molto ampia. Siamo arrivati a 4 miliardi di euro. Con questo spirito intendiamo sviluppare il dialogo con il mondo dell'imprenditoria e associativo per sostenere il tessuto economico italiano in maniera sempre più efficace. Vogliamo insomma portare più Abruzzo nel mondo. Settori farmaceutico, automotive, agroalimentare rappresentano i punti di forza dell'economia abruzzese, ha detto il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso durante la visita nella sede di Angelini Technologies e Farmeccanica a San Giovanni Teatino. Il gruppo industriale italiano è attivo nei settori della salute, della tecnologia industriale e del largo consumo, con 5.800 dipendenti in 21 paesi e 2 miliardi di euro di fatturato. Ha annunciato un impegno fino a 600 milioni di euro tra investimenti e risorse dedicate nei prossimi 5 anni per lo sviluppo della divisione tecnologia industriale e conta di raddoppiare nel quinquennio l'attuale fatturato, che è pari a 200 milioni di euro. Noi abbiamo insediato all'inizio della legislatura, come scelta politica strategica del governo, un tavolo presso il mio dicastero insieme al Ministero della Sanità sulla farmaceutica e il biomedicale, nella piena consapevolezza che questo è un settore di punta, di eccellenza del Made in Italy, che ci è riconosciuto ovunque nel mondo, su cui è possibile sviluppare la maggiore crescita sia in campo di ricerca, di innovazione, come dimostra questo gruppo che tra l'altro affianca oggi un'altra linea produttiva molto importante, quella della robotica, della meccanica, ma in generale perché sulla farmaceutica si stanno ridisegnando gli equilibri globali. Ci sono sempre più aziende che chiedono di investire in Italia anche per accorciare la filiera produttiva, che si era troppo a lungo sparsa nel mondo, aziende italiane importanti come l'Angelini, che sono leader nel loro settore a livello globale, e aziende straniere, alcune delle quali producono da tanto tempo nel nostro paese, che stanno insediando nuove linee produttive. L'Italia in Europa può rafforzare la sua posizione di leadership nel settore farmaceutico e biomedicale e in tutta quella robotica che serve a costruire anche altre aziende ovunque nel mondo. Qui testimonio il valore di questo polo così significativo e importante. Su quali altri punti bisognerebbe lavorare, alla luce anche di quanto ha detto ieri il vice premier Tajani, che il governo vuole portare l'Abruzzo nel mondo? Innanzitutto l'automotive, dobbiamo lavorare molto anche sui veicoli commerciali, in cui l'Abruzzo è leader in Europa e tra i più grandi produttori a livello europeo. Per questo mi sto confrontando con Stellantis e spero che nei prossimi giorni di poter raggiungere l'obiettivo di un piano di lavoro condiviso con l'azienda, che tra l'altro nel affermare significative ambizioni produttive rispetto alla decadenza o la tendenza al ribasso a cui abbiamo osservato negli ultimi 20 anni, cioè una ripresa produttiva nel nostro paese, possa poi insediare un tavolo Stellantis con tutti gli attori sociali e produttivi, con i sindacati, con la filiera dell'Anfia e quindi con i produttori di componenti, con le regioni interessate, certamente l'Abruzzo, per giungere finalmente a un patto di sviluppo con Stellantis, che al momento è l'unico grande produttore nel nostro paese.
penso che l'Abruzzo possa e debba svolgere un ruolo importante proprio perché è una sede significativa di questa filiera dell'automotive in un settore, quello dei veicoli commerciali, su cui noi sappiamo competere molto bene a livello globale. Piano nazionale di ripresa e resilienza, ZES unica, la zona economica speciale, sono occasioni ripetibili, ha evidenziato il ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il PNRR, Raffaele Fitto, il quale ha detto che con il presidente Marsiglio sta lavorando per rifinanziare il raddoppio della ferrovia Pescara-Roma. L'Abruzzo da una piccola area diventa per intero zona economica speciale, come lo diventano tutte le altre regioni. Un grande progetto approvato dalla Commissione europea che prevede semplificazioni, e accelerazioni sul quadro autorizzativo, opportunità di carattere fiscale. Quindi mi sembra che sia una grande opportunità nella quale il governo crede e sarà l'occasione anche per poter dare all'intera area del Mezzogiorno d'Italia, delle 8 regioni interessate, una prospettiva nel Mediterraneo e a livello internazionale. Quando si parla di ZES parliamo di imprese. Cosa devono fare per mettere a frutto i fondi e tutti i progetti che adesso è stato elaborando? Intanto la nuova ZES è un provvedimento che prevede un piano strategico. Sarà quello il momento e il luogo del coinvolgimento di tutti gli attori istituzionali e anche delle parti sociali, delle organizzazioni di categoria per avere tutti i suggerimenti. Le imprese sono fondamentali, saranno protagoniste assolute di questo nuovo impianto e di questa nuova prospettiva. Per quanto concerne invece le politiche energetiche, quali sono gli obiettivi futuri? Abbiamo presentato una proposta di revisione del PNRR che poggia su questo. La nostra proposta di programma Repower, cioè la nostra offerta energetica per modificare questo, si sviluppa su diversi aspetti. Il primo è quello di rafforzare le infrastrutture, il secondo è quello di mettere in campo un sistema di finanziamento, di incentivi per l'efficientamento energetico per le famiglie e le imprese, e il terzo è quello di mettere in campo delle riforme settoriali, penso a quelle delle competenze sul fronte della formazione, ma anche a quella del testo unico per le energie rinnovabili, che vanno esattamente in questa direzione. E tutto questo è dentro la proposta di modifica che il governo ha fatto del PNRR e che io sono fiducioso, anche per il lavoro positivo e proficuo che stiamo portando avanti con la Commissione europea, possa trovare una risposta adeguata nel giro di poco tempo, nei prossimi mesi, e quindi essere chiusa e definita entro l'anno. Di riforma fiscale, sfide per la crescita, ha parlato il Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze, Maurizio Leo. Antonio Misiani, senatore del Partito Democratico e vicepresidente della Commissione Bilancio, ha sottolineato come per la prima volta il problema non sono i fondi, ma come spenderli. Per favorire la transizione energetica bisogna fare innovazione tecnologica, trovare nuovi modi per produrre energia, per stoccarla e distribuirla con meno emissioni. È il metodo indicato da Chicco Testa, esperto di politica energetica e ambientale. Su quali fonti energetiche bisogna puntare maggiormente per cercare di arginare i problemi legati al riscaldamento globale? Un conto è quelle su cui si dovrebbe puntare, un conto quelle che sono disponibili. Certamente bisogna puntare sulle fonti rinnovabili, in tutto il mondo si stanno facendo grandi investimenti, ma complessivamente continuano a crescere anche l'uso di carbone e di petrolio e di gas, perché sono combustibili ad alta densità energetica, facili da usare, continui. Carbone l'anno scorso ha fatto il record storico, più di 8 miliardi di tonnellate, idem il petrolio. Quindi non esiste la soluzione ai problemi energetici, esistono tante soluzioni. C'è il nucleare, su cui si fa molta ricerca, c'è la carbon sequestration, cioè la possibilità di sequestrare l'anidride carbonica prodotta negli impianti fossili. Insomma, c'è una serie di cose che vanno fatte tutte insieme. Sono pronti coloro che governano ad attuare anche quelle politiche che possano poi arrivare a dei risultati concreti? Guardi, i governi hanno una funzione importante, mi pare che un po' tutto il mondo spingano in quella direzione, ma i veri cambiamenti vengono dal mondo dell'industria, dal mondo della ricerca, dal mondo dell'innovazione. I governi hanno il dovere di mettere a disposizione fondi perché questo possa crescere e svilupparsi in maniera più veloce. Qui al summit oggi ci sono anche tanti rappresentanti del mondo imprenditoriale. Quale consiglio vuole dare e fornire a loro? Ma che si studino bene la loro impresa, perché certamente possono trovare il modo da una parte di aiutare la transizione, dall'altra di risparmiare energia o di produrla in maniera più pulita. Sicuramente hanno questa possibilità all'interno di ogni impresa.
Sulle morti sul lavoro, il rinnovo dei contratti, tassi di interesse e costo della vita troppo alti che hanno diminuito la capacità di spesa dei lavoratori, hanno avanzato richieste al governo i rappresentanti dei sindacati. Sull'imprenditoria femminile è intervenuta la presidente nazionale di CNA Impresa Donna, Mariella Triolo. Quali sfide attendono le imprese al femminile in Abruzzo? La sfida principale è quella di riuscire ad avere un welfare che ci permetta di poter amministrare meglio il nostro tempo. Il tempo dedicato al lavoro e alla famiglia. Sappiamo che la donna spesso si trova con questi confronti importanti. Riuscire ad avere un supporto, soprattutto in momenti critici della propria attività, per esempio l'imprenditrice non viene supportata così come la donna dipendente in determinati momenti critici, quali per esempio la maternità. Avere alcuni supporti, quali per esempio i voucher, che ci permettono di sostenere e di affrontare le difficoltà anche le più primarie, potrebbe essere già un buon supporto per lo sviluppo dell'impresa femminile. Ma sono maggiori le criticità o le opportunità per le imprese al femminile sia in questa regione che nel resto della penisola? Le criticità sicuramente sono tante, però altrettante opportunità abbiamo ricevuto. Per esempio da parte del PNRR abbiamo avuto dei fondi che ci hanno permesso di finanziare le nuove iniziative di start-up e anche di sostenere aziende già con anni alle spalle di esperienza che desiderano fortemente poter proporre i propri talenti trasformati in opportunità non soltanto per se stessi ma per la comunità tutta. Cosa si sente di dire alle donne che ci stanno ascoltando? Che questo è un momento buono, molto buono. C'è il supporto economico, ci siamo noi di Impresa Donna che supportiamo le iniziative e cerchiamo di sviluppare far sviluppare i talenti che ognuno di noi ha a disposizione e riuscire a dargli anche una forma, perché no, anche la possibilità di svilupparne un lavoro. E allora approfittate perché sì, abbiamo bisogno della vostra tenacia e della voglia e la creatività che ci contraddistingue. Sulle sfide per lo sviluppo del Mezzogiorno si sono confrontati il vicepresidente di Confindustria Vito Grassi e i presidenti di Confindustria Abruzzo, Puglia, Basilicata e Calabria Silvano Pagliuca, Sergio Fontana, Francesco Somma e Aldo Ferrara. Le sfide del Mezzogiorno sono quelle che conosciamo da sempre. Le sfide si mettono in campo, hanno l'unico vero grande obiettivo di abbattere i divari attualmente esistenti nel nostro paese e che una contingenza come quella attuale di inflazione, alto costo del denaro sta ulteriormente ampliando. Abbattere i divari lo si fa con delle politiche strategiche su tutto il territorio. Noi un messaggio che cerchiamo di dare come presidenti delle Confindustrie regionali, quindi il tavolo che mi appartiene, è quello che il Mezzogiorno vuole lavorare unito a un progetto di sviluppo. Un piano industriale, vuol dire che sia condiviso, voglio dire, con il centro, ma che metta al centro la possibilità di intervenire su argomenti arretrati atavicamente, in primis su tutte le infrastrutture. Cosa bisogna fare per poter usufruire al meglio dei fondi messi a disposizione dal PNRR? Ma per usufruirne al meglio si sta facendo, si stanno rinforzando le strutture pubbliche che devono metterli a terra. Si tratta di fare delle scelte e volerle perseguire fino in fondo. Io penso che questo sia il vero tema. Quindi se si fanno scelte coraggiose bisogna avere il coraggio di metterle a terra e perseverarle fino al raggiungimento dell'obiettivo e non fermarsi ai primi intoppi burocratici che diventano un alibi per qualunque cosa non si voglia fare. ZEFS del Mezzogiorno, quali opportunità per le regioni? ZES, noi quello che diciamo, ZES del Mezzogiorno finalmente dopo 5 anni è uno strumento che funziona, che nell'ultimo anno ha funzionato molto bene, vuol dire sono in campo importanti investimenti già eseguiti, in corso, ha funzionato l'autorizzazione unica, ha fatto anche grazie all'ultimo decreto di febbraio, ha fatto anche da autorizzazione edilizia, quindi voglio dire è un sistema che si sta andando a regime. Oggi si vuole mettere mano, noi
la interpretiamo come volontà di credere nello strumento e di volerlo evolvere. Come cerchiamo di stare al tavolo e capirlo insieme. Innovazione digitale, green e infrastrutture sono i tre cardini attraverso cui si snoderà lo sviluppo dell'Abruzzo nei prossimi decenni, grazie anche al ruolo della zona economica speciale. Ne è convinto Mauro Miccio, il commissario straordinario uscente per la ZES Abruzzo, intervenuto alla seconda giornata. La vera sfida da affrontare è questa: oltre alla ricostruzione fisica, bisogna rinnovare rispettando nuovi parametri e nuove esigenze. Ha tracciato il profilo della rinascita dell'Abruzzo, che in pochi anni ha subito ben due terremoti, il commissario straordinario per la ricostruzione del Centro Italia Guido Castelli, il quale ha evidenziato che la ricostruzione, quella del 2016 in particolare, ma anche del 2009, deve essere colta come un'occasione per rimettere in piedi le case e aggiornarle ai nuovi codici edilizi. All'evento è intervenuto anche il giornalista e saggista Federico Rampini. Dal Covid alla guerra, siamo alla fine della globalizzazione? Non siamo alla fine della globalizzazione, anche perché la fine della globalizzazione è stata profetizzata già tante volte in passato e non si è avverata, però siamo in una nuova fase della globalizzazione. Cambiano le mappe geografiche della globalizzazione. Certi paesi con cui avevamo raggiunto un'integrazione avanzatissima, che si è rivelata eccessiva e perfino pericolosa, come la Cina, in questo momento li consideriamo dei paesi antagonisti, ostili all'Occidente, vogliamo essere un po' meno dipendenti, meno vulnerabili, e quindi stiamo spostando, quando dico stiamo mi riferisco soprattutto alle grandi aziende, le multinazionali, a cominciare da quelle americane, si riduce il peso della Cina, i rapporti con la Cina, a favore di paesi che consideriamo più amici come l'India, il Vietnam, nel caso degli Stati Uniti c'è il Messico che è anche molto vicino. E per l'Italia l'attenzione verso l'Africa e il Medio Oriente sta diventando oggi la nuova priorità. L'Abruzzo è una regione ovviamente proiettata sul Mediterraneo, c'ha di rimpetto i Balcani, ma poi il Mare Adriatico è uno dei grandi corridoi per avere rapporti, legami con tutto il Medio Oriente e il Nord Africa. Quindi l'Abruzzo è proprio al centro di questa nuova dinamica che vede l'Italia in un ruolo che dovrà essere sempre più attivo verso la sponda sud del Mediterraneo, anche la sponda est, ma insomma la sponda est è già molto integrata con l'Europa. Intanto la Regione Abruzzo è al lavoro per favorire lo sviluppo del territorio e risolvere le criticità esistenti, assicura il Presidente Marco Marsilio. Presidente Marsilio, alla luce dell'analisi dell'economista Giuseppe Mauro e di quanto hanno detto i relatori questa mattina, l'Abruzzo è più una regione del centro-nord o del centro-sud? È una regione di cerniera, è sempre stata la regione traino del Mezzogiorno, ha rappresentato nei decenni dagli anni 60 fino almeno alla metà o alla fine degli anni 80 la locomotiva della crescita del sud, tant'è vero che è l'unica regione che all'inizio degli anni 2000, insomma da circa 20 anni, è uscita dall'obiettivo 1, che è quello che in Europa classifica le regioni in ritardo di sviluppo. È regione cosiddetta in transizione, si avvicina alla media di prodotto interno lordo e di reddito pro capite nazionale ed europea, non ha ancora raggiunto quel livello, stiamo lavorando e investendo le risorse perché l'Abruzzo possa continuare a crescere e raggiungere finalmente il novero delle regioni più sviluppate. Però questo ruolo di cerniera lo dobbiamo svolgere fino in fondo ed è quello che stiamo reclamando e imponendo al governo nazionale, una nuova attenzione verso una regione che purtroppo dagli anni 80-90 in poi ha smesso di ricevere attenzione e investimenti da parte dello Stato. La ferrovia è rimasta ferma a un secolo fa, le autostrade sono drammaticamente invecchiate ed è ancora oggetto di contenzioso, la terza corsia dell'A14 si è fermata 20 anni fa a Fermo nelle Marche, non è ancora scesa, non ha ancora ripreso il suo percorso verso sud, i porti insabbiati da potenziare, tutte queste opere, tutti questi problemi li abbiamo messi al centro della nostra azione politica e oggi abbiamo, grazie anche all'azione sinergica con l'autorità di sistema, con il commissario
Miccio, con il commissario Corsini, con il commissario per la messa in sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, stiamo aprendo i cantieri, completando le progettazioni, mettendo in campo tanti soldi, parliamo di miliardi tra ferrovie, autostrade, porti, autoporti, banchine, messa in sicurezza idrica e così via, che cominciano a diventare cantieri, che sono appalti in corso, che sono progetti definiti, che sono finanziamenti finalmente arrivati.